Quante volte vi siete gasati come matti durante l'opening di un anime? Personalmente è una delle cose che adoro di più quando arriva il momento di guardare una serie. Spesso l'opening è più bella della serie stessa. Molte ti trasmettono davvero una carica allucinante, ti sembra davvero di sentirti come personaggi nell'anime. Oggi andremo a vedere quali sono gli elementi forti di queste opening e come crearne una senza troppe pretese. Sì, ok, non iniziate col dire ma questa cosa già esiste, questa cosa già l'ho sentita. Ovviamente andremo a creare un opening tipo, quindi ovviamente ci saranno stereotipi. L'elemento che secondo me non può mancare in un opening d'impatto ed energica è proprio la chitarra. Quindi andremo a creare con la chitarra i giri melodici e le basi che poi andremo a replicare anche con gli altri strumenti. Le opening sono molto brevi, nel giro di un minuto devi aver finito tutto, quindi principalmente si concentra tutto nell'intro, strofa e ritornello. L'intro deve essere energica e d'impatto. Andiamo a trovare un giro d'accordi semplice, molto melodico e spesso si avvicinano anche un po' a pop punk, pop rock. Non dimenticatevi di fare alcune note levare perché danno ancora più un senso di giapponese, anime, figo, cartone animato. Nella strofa si calmano le acque, la base diventa molto meno dinamica perché ci sono quelle immagini tipo dei personaggi che scorrono in cui ti fa un attimo capire che cazzo andrai a vedere nell'anime. E non può mancare il classico palm mute da strofa. C'è un bridge o un pre-ritornello, scendiamo di due toni e dimezziamo il tempo per esplodere nel ritornello. È arrivato il momento del ritornello. Gli accordi devono essere ancora più melodici e orecchiabili dell'intro. Semplice pennata alternata e si va giù nel ritornello in cui tutti quanti ci alzeremo a cantare. Abbiamo visto gli accordi e la parte ritmica. Adesso non possono mancare i lead di chitarra che spesso contraddistinguono proprio le intro dando un'anima alla canzone. E nel nostro caso è ancora più importante perché io non so cantare, quindi i lead la faranno da padrone. Non canterò ovviamente. Sempre melodie molto orecchiabili, poche note, riempitele di riverberi e altre cose per dare un'anima ai vostri lead. Nel ritornello ripetiamo più o meno la stessa cosa, prendiamo note più alte, dobbiamo creare una melodia molto cantabile. Per rendere il tutto più epico, più emotivo, più anime, più giapponese, più fantasy, tutto quello che volete, aggiungiamo delle corpose sezioni di archi e piano che si intrecciano, seguono le chitarre, fanno melodie per cazzi loro e il risultato dovrebbe essere più o meno una cosa del genere. Perfetto, la nostra intro è pronta, andiamola a sentire.
grazie a tutti di aver visto il video. Come sempre seguiteci sui vari social, che vi metto i link qui sotto, e se volete l'ending scrivetelo nei commenti e mettete mi piace, così magari nel prossimo video la faccio. Ciao. Vado. Vai. Si sente.